Bella a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale ed un nostro nuovo video. Come al solito, io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a farvi vedere due nostri tubi arrivati da Tisvapo. Vai Birillo, esponiceli. Allora, innanzitutto volevo ringraziare gli amici di Tisvapo per la velocità che ci hanno mandato questi due tubi. 48 ore, velocissimi. Un prodotto validissimo che per il prezzo che ha va visto da vicino. Certo. Ora andiamo a fare vedere da vicino i Gani V2 con il cap, come è fatto, rimarrete a bocca aperta. Vi facciamo vedere veramente come è fatto un clone, un prodotto similare, avrà qualche millimetro, sarà più piccolo. Vabbè. Qualche differenza ci sarà, bene, però non te ne accorgi neanche. Ora andiamo a fare una dimostrazione del prodotto e poi prova di svapo e tiriamo le considerazioni. Eccoci qua, ora farò vedere da vicino il prodotto, il packaging, come è composto. Andiamo a vedere che c'è l'adesivo di Tisvapo e sopra scritto Gani V2 Mod. Andiamo a aprire il packaging. È un tubo cinese, il funzionamento è come quella roba cinese di Gearbest, sì, la roba dei cloni. Andiamo a togliere la scatola e dentro, all'interno c'è il tubo, bello chiuso il sacchettino di nylon, tiriamo via il sacchettino. Questo è il tubo, tipo il Gani il primo, la scritta un po' più corta, piccolina, sarà diversa dall'originale, però sopra un numero seriale fittizio inventato sicuramente, SN494A. La forma è diversa dal primo, ha una scanalatura qua e va a stringere in modo diversamente da quell'altro, sembra più un proiettile di una mitraglietta, invece qua sembrava proprio un proiettile di un fucile. Sopra qua c'è a laser, si sente anche bene, bello in profondità, Vapes Mode, il loro marchio, fatto bene. Sotto il tasto è come quello precedente, con la VM, le stelline, si svita bene, bello morbido, gira bene, pensavo che non girava così bene, invece hanno fatto un bel lavoro, gira proprio bene. Ora andiamo a tirare via il tasto. Che il meccanismo è come quello del primo, diciamo. È un po' diverso dal primo, è fatto il meccanismo diversamente perché rimane staccato il pezzo che va a fare contatto con la batteria. E quando te vai a schiacciare, tocca quell'altro, fa contatto con due molle che nell'originale sono placcate oro. E un palladio, la punta. E non so, questi due pezzi se in quello originale sono un palladio, prezzo elevato, forse dovuto anche alla differenza di materiale, questo magari sarà un materiale meno conducente di quello originale. Però il tasto è fatto molto bene, sì. Molto bene, il principio è quello di far uscire la batteria. Ora andiamo a far vedere dentro una sleeve, fa anche fatta bene, che va a chiudere la batteria. Ora andiamo a mettere dentro la batteria, una batteria wappata, 40 ampere, è questa qui, ci va perfettamente al suo interno, lasciando il più in alto. Allora andiamo a mettere il più così all'interno, il suo tasto. Io ora sopra ci vado a mettere un gun 1,5. Ora vi faccio vedere anche, abbiamo preso anche un altro tubo, palladio, questo acciaio, questo palladio, anche questo con numero fittizio, SN130A,
fatto bene anche questo. Sì. Uguale a quell'altro. Solo di una colorazione diversa. Una colorazione diversa, tipo palladio. Poi non so se è palladio o è solo pitturato. Il tasto è color oro, sì. L'ottone navale. Gira bene. Andiamo a vedere al suo interno se è scuro. È tutto fatto un materiale tutto dal pieno, eh? È abbastanza scuro, anche il suo interno è scuro, quindi sì. Sembrerebbe che è fatto di un materiale scuro o affumicato, no. Non lo so, magari bronzato, non lo so di che materiale fa. Ora chiudo il tubo, andiamo a mettere sopra l'atomizzatore e vi faccio vedere il cap. Il cap è uguale a quello originale, Gani Cap, eccolo qui, dentro la sua scatolina. Andiamo a aprire, io ci ho già levato il nylon perché mi si è rotto. Un bel cap con i suoi fori fatto bene, i due ferellini di lato. Un bel cap che ora andremo a provare sopra il tubo. Lo monterò sopra al gun 1,5. Mi raccomando, il pin sporgente per evitare il corti. Non succedono corti, ma è sempre meglio che il pin venga un pochino fuori. Ricordiamo la resistenza, non andiamo sotto a 0,10 per stare un po' sicuri. 0,12, sì. 0,14. Poi puoi provare una volta, dare un po' di svapatine, magari non tenendo tanto schiacciato il tasto e andando a fare scaldare tantissimo la cosa. Sì. Poi anche il tubo ne risente, riscalda, e la batteria. La batteria lo stesso va giù subito, si rovina. Allora vado a montare il gun sopra. E a tirare via il suo cap originale e andando a mettere. Ah, facciamo vedere come attiva il tubo. Svito un pochino il tasto sotto, che è un po' più comodo. Sì, attiva bene. Ora un pochino asciutto, poi andrò a bagnare e a fare. Ora andiamo a fare la prova di svap, a tirare qualche consiglio. Bene, siamo arrivati alla prova di svap e alle considerazioni finali. Io andrò a provare sopra al druga. Il Sudruga resistenza 0,10. Ci va bene il capo sopra, sì. Caldruga. Io invece sul Gun 1,5, sempre resistenza uguale. Attiva molto bene. Si mette bene il capo. Sì, anche preciso, po'. Su Gun originale non c'entra tanto, cioè ci balla un po'. Invece qua sul 1,5. Perfetto. Saranno magari gli o-ring, magari da cambiare, però sopra questo ci va proprio bene. Sviti un po' il tappo, vai Gabri, fai prima te la prova di svapo. Il vapore ne fa. Il sapore si sente bene come la roba. Assolutamente sì. Un po' chiuso, un po' il tiro, come non è tanto aperto. No, a me piace, però mi piace, è particolare. Vado anch'io a fare la prova di svapo. Fa un treno di fumo, ti rimane un aroma spettacolare. L'aroma te lo, questo capo qua è una roba eccezionale. Per essere un clonazzo che abbiamo preso, prezzo bassissimo, uno che vuole provare dice prima mi prendo questo e poi quando c'è la possibilità, se mi riesce a prendere, se mi piace, se ti piace la funzionalità, così, perché è bello resistente, bello pesante, si sente bene, solido, non devi starci attento perché se trovi in tasca con le chiavi così sicuramente si riga tutto. È un prodotto un po' che ci deve stare a dire. È un po' delicato. Delicato, sicuramente. Io ci do anch'io un 9, 8,5-9, sì. Per essere un clone. Un 9 se lo merita. Se lo merita davvero.
e la spinta che ha. Spinge bene, 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 bene. Tanta roba. Ringraziamo gli amici di Tisvapo perché in 48 ore ci hanno fatto arrivare subito il tubo. Stupendo. Stupendo. Servizio velocissimo, quando ti vuoi subito il tuo ordine, ci è scritto la fattura, tutto. Un bel sito dove ordinare. Sicuro poi. Sicuro. Dalla taverna dello Swap è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ricordatevi che abbiamo la pagina su Instagram e su Facebook. Vi aspettiamo. Un bacio. Ciao.